celebrati i 30 anni della Lega Navale sezione di Castellammare del Golfo. Ieri anche un momento per la consegna di alcune targhe a ricordo dei presidenti che si sono susseguiti in questi tre lustri. Ai nostri microfoni l'intervento del presidente Giuseppe Stabile. 30 anni di attività, 30 anni di radicamento nel territorio con tutte le attività che la Lega Navale porta avanti nei confronti del sociale, nei confronti del mondo esterno, delle scuole, dei giovani. Abbiamo dedicato delle targhe a tutti i presidenti passati, purtroppo solo uno non è più vivente, abbiamo chiamato la signora, la vedova, l'avvocato Russo, che è stato il primo presidente della sezione di Castellammare, che allora era una delegazione. Abbiamo istituito anche una targa per l'ufficiale che all'epoca era al demanio marittimo, Vito Minaudo, che attualmente è ammiraglio in pensione, che è rimasto tanto amico della sezione, assente per altri motivi. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i presidenti che si sono alternati in questi 30 anni, tutti i componenti dei consigli direttivi, degli organi collegiali che si sono alternati, ognuno di loro, ognuno di noi, ha messo qualcosa in termini di passione, di amore, di dedizione verso questa sezione. Se la sezione oggi, questo gioiello che possiamo dire nel Golfo di Castellammare, è appunto merito di tutti, merito di tutti i soci che hanno sostenuto le nostre attività e merito di tutti coloro che se ne sono interessati, curati e che hanno avuto a cuore questa sezione. Grazie a tutti loro.